Le testimonianze del culto oggi conosciute di San Maurelio, vescovo e martire, non risalgono oltre il secolo XII. Liturgicamente la festa è fissata in diocesi per il 7 maggio. Probabilmente fu nominato vescovo da Papa Giovanni IV nel 636 e potrebbe essere stato l'ultimo presule residente in Vogenza e ha subito il martirio il 7 maggio 644. Le sue reliquie sono oggi venerate presso la Basilica di San Giorgio fuori le mura. La riesumazione avvenuta nel 1419 segnò l'inizio di un interesse artistico notevole da parte di pittori e scultori, che lo raffigurarono in pregevoli opere oggi sparse in tutta Europa. Tra le più importanti, quelle di Cosmetura, custodite presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, il Giudizio di San Maurelio e il Martirio di San Maurelio. Inoltre, presso il Museo della Cattedrale di Ferrara, si possono ammirare gli splendidi arazzi con le storie di San Maurelio. Di particolare interesse quello che rappresenta il santo, nominato vescovo di Ferrara, che prende possesso della sede episcopale San Giorgio fuori le mura, circondato dal clero e dalle autorità civili. Sullo sfondo il ponte di legno sul fiume, percorso dai cittadini in festa, allude alla distanza dal centro abitato e dalla nuova cattedrale non ancora terminata. Alleluia, date lode al Signore da tutta la terra, inneggiate, esultate, cantate inni. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Celebriamo oggi la solennità di San Maurelio, vescovo e martire, compatrono della città di Ferrara. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, riconosciamoci peccatori di fronte a Dio e di fronte ai fratelli. Insieme diciamo, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria.
pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Al Santo Vescovo Maurelio hai dato la grazia di concludere con il martirio il suo servizio pastorale, concedi anche a noi, che lo veneriamo come intercessore, di perseverare forti nella fede per tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Beati invitati alla cena Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Beati invitati alla cena dell'agnello. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Beati invitati alla cena dell'agnello.
felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non è per me un vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo, senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo sorse una discussione tra i discepoli. Chi di loro poteva essere considerato il più grande? Gesù allora disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così. Ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa, nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Cari fratelli e sorelle, cari confratelli, celebriamo oggi la memoria di San Maurelio, vescovo e martire, copatrono della città di Ferrara, il cui corpo è custodito in questa basilica da almeno 9 secoli. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, recita il ritornello del Salmo 22 che abbiamo ripetuto. San Maurelio è uno di questa schiera di beati che hanno testimoniato la fede fino a dare la vita. Per usare le immagini della pagina dell'Apocalisse, Sant'Aurelio ha ascoltato la voce, ha aperto la porta al Signore che ha bussato, facendo posto alla sua tavola, nella sua vita, alla presenza del Signore. Dopo questo incontro, questa risposta alla chiamata del Signore, San Maurelio ha speso la sua vita anzitutto a predicare il Vangelo, facendo di questo, per usare le parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, il suo dovere più che un vanto, il primo suo servizio. L'annuncio del Vangelo per San Maurelio lo ha portato a dare la sua vita fino al martirio. Al compito di evangelizzare, Sant'Aurelio ha unito come pastore e vescovo la condivisione di vita con il popolo di Dio a lui affidato, facendosi, sempre per usare le parole dell'Apostolo Paolo, servo di tutti, debole con i deboli, tutto a tutti, provvedendo al bene dei fedeli secondo il bisogno di ciascuno, per usare le parole del decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi del Concilio Vaticano II, adoperandosi per conoscere a fondo le loro necessità e le condizioni sociali nelle quali vivono, premuroso verso tutti, di qualsiasi età, condizione, nazionalità, siano essi del paese o di passaggio o stranieri. Così San Maurelio, rinunciando al trono regale, ha seguito la strada che Gesù aveva indicato ai suoi discepoli e ricordata dalla pagina evangelica di Luca. Il più grande tra voi diventi il più piccolo. Chi governa colui che serve, fino a dare la sua vita. La salvezza viene non dal ruolo che si ha nella Chiesa, ma dalla capacità di diventare piccoli. Con questa consapevolezza, San Maurelio ha accettato il servizio episcopale, divenendo, secondo la tradizione, o l'ultimo vescovo di Vogenza o il primo vescovo di Ferrara. La storia della santità è la storia di chi ha scelto la via della piccolezza, la strada della minorità, nella duplice consapevolezza che tanto più lasciamo spazio al Signore nella nostra vita, tanto più il Signore fa cose grandi, tanto più i piccoli hanno posto nella nostra vita, tanto più il Signore è presente. In questo senso, la vita di San Maurelio è stata un piccolo riflesso della perfezione di Dio, che dona e perdona in modo sovrabbondante, per usare le parole di Papa Francesco nell'esortazione Gaudete ed esultate. San Maurelio è un santo della nostra Chiesa, nella nostra città, scelto dal popolo di Dio a rappresentare ciò che è bello, giusto, ammirabile nella nostra vita quotidiana. È il santo della quotidianità che celebra l'Eucaristia, il pane di vita per ogni giorno, il cui bisogno abbiamo sentito forte nei tempi della privazione per la pandemia, per invocare la benedizione di Dio e la sua protezione sul popolo ferrarese, come rappresentato in uno dei bellissimi arazzi della nostra cattedrale. Per San Maurelio, l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. Pertanto, quanti partecipiamo dell'Eucaristia, ha scritto Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est, siamo chiamati a scoprire,
mediante questo sacramento, il senso profondo della nostra azione nel mondo in favore dello sviluppo e della pace, e da ricevere da esso le energie per impegnarci sempre più generosamente sull'esempio di Cristo, che in tale sacramento dà la vita per i suoi amici. Cari fratelli e sorelle, cari confratelli, in questa valle oscura in cui camminiamo, ancora segnata da sofferenza e paura, la testimonianza evangelica del martire San Aurelio ci aiuta a guardare avanti, confidando in Gesù che è la nostra risurrezione e la nostra vita. E vogliamo oggi pregare San Aurelio perché protegga e benedica questa sua e nostra città, che lo ha scelto come compatrono, e accompagni la mia povera persona a 3 anni dall'inizio del mio ministero episcopale nella chiesa di Ferrara Comacchio, ad essere suo degno successore. E così sia. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Raccolti in umile preghiera, invochiamo il Signore, perché sull'esempio di San Aurelio, vescovo e martire, possiamo essere coraggiosi servitori della parola di Dio e testimoni della carità. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il Santo Padre Francesco e per la Chiesa universale, perché sappia trarre dai martiri la forza necessaria per il suo cammino e, nella speranza di arrivare alla meta celeste, unisca alla fede una carità operosa. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il nostro Arcivescovo Giancarlo, che oggi celebra l'anniversario della sua ordinazione episcopale. Tu, che lo hai posto quale successore di San Aurelio a presiedere questa chiesa particolare,
sostienilo con il tuo amore, perché edifichi con la parola e con l'esempio il popolo che gli hai affidato. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i governanti e tutti i popoli della terra in quest'ora di prova, sperimentino la forza del tuo amore che libera l'uomo dal male e da ogni avversità. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per l'umanità afflitta, affinché sia da te consolata con la certezza della tua vittoria sulla morte. Guarisci i malati, consola i poveri e tutti libera da epidemie, violenze e da egoismi, preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, perché ricevano in dono la franchezza apostolica e portino agli uomini del nostro tempo il lieto annuncio del Vangelo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per questa comunità parrocchiale di San Giorgio e per tutte le nostre comunità, perché siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera e nella carità fraterna. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Fiduciosi nella tua grazia e sorretti dall'esempio del Santo Vescovo Maurelio, ti presentiamo, o Padre, queste nostre invocazioni, per essere da te guidati alla gioia piena della salvezza. Per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, benigno Signore, il sacrificio che ti offriamo ad onore del santo martire e vescovo Maurelio, e fa che ci sia di perenne aiuto, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo vescovo e martire Maurelio ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a me a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, San Aurelio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cibo a noi, Signore,
Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane di vita, fa che sull'esempio del tuo martire e vescovo Maurelio portiamo nell'animo i segni dell'amore crocifisso per gustare il frutto della pace per Cristo nostro Signore. Chiediamo ora la benedizione del Signore per intercessione di San Maurelio. La chiediamo per tutte le famiglie, per tutte le parrocchie della nostra città in particolare. La benedizione del Signore poi raggiunga chi in questo momento è in ospedale malato, i familiari preoccupati e soli, gli anziani delle nostre case di riposo. Per tutti il Signore abbia una parola di conforto. San Maurelio sia particolarmente vicino a ognuno di loro. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di San Maurelio, vescovo e martire, vi benedica e protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Vescovo Maurelio, pastore della nostra Chiesa, a te ci rivolgiamo in questo tempo di sofferenza e di paura per essere aperti alla speranza. Sostieni e conforta le nostre famiglie perché come chiese domestiche imparino e insegnino a pregare Dio nostro Padre. Illumina i nostri presbiteri perché con la parola e i sacramenti accompagnino alla fede gli incerti, alla speranza i disperati, alla testimonianza dei carità tutti i fedeli. Tutela le persone anziane e più deboli, perché non siano dimenticate, ma considerate un tesoro per la città. Dona il coraggio della scelta di uno stato di vita diaconale, presbiterale o consacrato, ai giovani e adulti, che sono ancora nella indecisione. Insegnaci a vivere nella nostra città ricercando sempre la giustizia e il bene comune,
guarda dal cielo questa tua chiesa di Ferrara Comacchio, perché sappia essere sempre in ascolto della parola, aperta all'accoglienza e missionaria. Per tua intercessione, o glorioso San Maurelio, ci benedica e ci protegga Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.